Gli dei di Asgard avevano viaggiato per visitare il palazzo di Aegir, una divinità marina molto venerata dai marinai. I banchetti nel suo palazzo erano leggendari, poiché veniva servito un idromele formidabile. Ma Aegir non era in vena di organizzare una grande festa per gli dei, perciò inventò una scusa. «Mi piacerebbe accogliervi con tutta la mia ospitalità, ma poiché siete molti, non sarò in grado di produrre l'idromele che tanto desiderate. Per saziare gli dei avrei bisogno di un enorme calderone. Senza di esso è impossibile». Tyr, il dio della guerra, figlio del maestoso gigante Ymir, sapeva che il suo progenitore aveva un enorme calderone che avrebbe soddisfatto i bisogni di Aegir. Tyr e Thor decisero di andare alla ricerca del gigante. Una volta arrivati, gli dei di Asgard furono accolti dalla madre di Tyr. Il dio chiese a sua madre di prestargli l'enorme calderone, ma lei rispose che Tyr avrebbe dovuto accontentare Ymir, poiché sarebbe stato il modo più semplice per ottenere ciò che voleva. Il gigante Ymir invitò gli dei a un banchetto. Thor era famoso per essere molto goloso e confermò la sua reputazione divorando un bue intero. Di fronte a tanto appetito, il gigante disse: «Vado a pescare qualche balena. Non voglio essere conosciuto come un padrone di casa che non è riuscito a sfamare i suoi ospiti». Thor voleva accompagnare il gigante nella sua battuta di pesca, ma Ymir si mostrò scettico. «Questo non è un lavoro per i piccoli abitanti di Asgard». Il dio del tuono si sentiva sfidato e sostenne di essere un pescatore migliore di chiunque altro. Il gigante spinse una barca nell'acqua e insieme partirono per pescare. Gli dei si diressero verso il mare aperto alla ricerca della preda più grossa. Ymir catturò subito qualcosa e, considerando la forza richiesta, il gigante pensò che sarebbe stato qualcosa di enorme. Una grande balena saltò fuori dall'acqua con l'amo in bocca e il gigante sfidò Thor a fare di meglio. Ma Thor rispose che poteva pescare qualcosa di ancora più grande e rimò verso acque più profonde. «Sei pazzo, Asgardiano! Questo è il territorio di Jormungandr, il serpente del mondo!» Nonostante l'avvertimento di Ymir, Thor non ebbe paura e usò una testa di toro come esca per iniziare la sua battuta di pesca. Il dio sentì abboccare qualcosa di molto grosso, talmente grosso che la barca cominciò a essere tirata dalla sua forza. A un tratto, il gigantesco serpente emerse. Thor era riuscito a catturare Jormungandr. Disperato, Ymir gridò a Thor di tagliare la lenza, altrimenti sarebbero stati trascinati sul fondo dell'oceano. Ma Thor aveva già incontrato Jormungandr una volta, quando aveva visitato il palazzo di Utgard. Thor fu sconfitto, ma aveva giurato a se stesso che avrebbe avuto la sua rivincita sul mostruoso serpente. La lotta tra il dio e il serpente cominciò e Ymir temeva che sarebbero stati tirati a fondo. Thor cercò di trascinare la creatura a portata del suo martello. Proprio mentre il dio stava per colpire la bestia, Ymir tagliò la lenza e Jormungandr scappò all'ultimo momento. Thor era furioso e avrebbe spaccato la testa di Ymir se non fosse stato padre di Tyr. Dopotutto avevano ancora bisogno del calderone. Dopo essersi riempiti lo stomaco di carne di balena, gli dei partirono con il calderone. Grazie al calderone, Aegir fece molto idromele per gli dei, che si divertirono molto durante il loro soggiorno nel palazzo del dio del mare. Ma, mentre tutti gli dei si divertivano, Thor non poteva dimenticare Jormungandr e giurò che avrebbe ucciso quella creatura oscura. Sarebbero stati destinati a incontrarsi di nuovo durante il Ragnarok.